Agostino Abate, Consolato Natalino Caccamo e Gisella Botticchio si allontanano dall'ultimo consiglio comunale di Agropoli del 28 febbraio 2019. I consiglieri di opposizione, dopo la comunicazione del sindaco Adamo Coppola sull'ospedale e dopo un dibattimento abbastanza incandescente, hanno spiegato le loro motivazioni, annunciando di non partecipare nemmeno ai prossimi consigli comunali affinché non si convochi un consiglio monotematico sull'ospedale di Agropoli. Presidente, quando si fa un consiglio monotematico e si ha una discussione su un argomento, nella discussione nascono le mozioni che vengono votate costituiscono l'ordine del giorno. Per me, signor Presidente, è elementare, non ci sta più da confondersi sulle parole o sulle frasi che vogliamo usare, si discute su un argomento. Escono fuori le mozioni vengono messe ai voti, quello è il risultato praticamente dell'assemblea del Consiglio Comunale sulla mozione. Quello è quello che poi noi intraprenderemo nei confronti a cui è diretta la mozione, può essere diretta alla Regione, può essere diretta all'ASL, può essere diretta a un altro ente. Tanto è vero che noi parlammo di un'azione popolare istituzionale che doveva emergere immediatamente dopo questo incontro con il commissario, in questa azione popolare istituzionale, poi parlammo però di un'azione politica rivolta al piano ospedaliero, perché il piano ospedaliero praticamente è l'azione che noi dobbiamo perseguire, quello di far modificare il piano ospedaliero, quindi azione politica e azione amministrativa locale sull'ASL. Sull'azione amministrativa locale, sull'ASL abbiamo avuto notizie in questo momento dal sindaco, se su comunicazione del commissario ben venga, perché finalmente capiremo che almeno questo minimo di pronto soccorso che c'è in questo momento funzionerà H24, quindi ben venga, applauso a una soluzione del genere. Però l'azione politica sul piano ospedaliere va intrapresa immediatamente e in più l'ordine del giorno, gliel'ho detto, è costituito da una discussione su cui emergono emozioni e sulle cui emozioni poi praticamente si voterà. È semplicissimo, però colgo l'occasione, così come ha raccolto il consigliere Cacco e Bottiglio, di dire in questo momento praticamente noi non presenzieremo i consigli comunali, tant'è che dopo ce ne usciremo agli prossimi argomenti, mi sembra di ricordare, fino a quando non sarà tenuto il consiglio monotematico sulla questione ospedale.